siamo alla Toscana in bocca, non possiamo non parlare di cantuccini, di biscotti. Ne parliamo con Riccardo Lunardi. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Senti, la vostra produzione si è affermata in questi ultimi anni in tutta Italia e anche oltre. Sì. Ecco, i vostri punti di forza quali sono? I cantucci, insomma, sono i prodotti che appunto dal successo facciamo e li commercializziamo. Il punto di forza è questo qui al cioccolato, che è questo dove ha i pezzi grossi. Diciamo che questo qui è il nostro cantuccio che... Cavallo di battaglia. Una volta sì. Erano cantucci di prato, ora in realtà sono cantucci di Quarrata. Sì, e cantucci, diciamo che a differenza della ricetta classica, la nostro ingrediente principale è il burro, che quindi li rende più morbidi, più biscotto e meno cantuccio. Non ha bisogno di essere inciupato come il classico toscano, ma uno può mangiare un biscotto in qualsiasi momento della giornata. Diciamo il vinzantino ce lo possiamo bere, ma non c'è bisogno, di ammorbidirlo. Ecco, sì. Diciamo quello che ha una linea invece un po' più classica al di là della morbidezza è questo. Sì, quella alla mandorla, sì. Sono 7 gusti, infatti il classico alla mandorla, questo qui è il cioccolato, poi c'è limone e polpa di lime, cioccolato e nocciola, muesli e cioccolato e menta. Muesli per una colazione, anche poi indicato, pensato anche per una colazione, cioccolato e menta un po' più anglosassone, ispirato al cioccolatino famoso, cioccolato e menta, quello sottile. Ecco, e dicevamo che è un prodotto che si comincia a trovare dappertutto, non sì. C'è bisogno di venire a Quarrata no. Per comprarlo. No, questo sì, diciamo in Italia abbiamo diverse agenti, quindi diverse zone sono Roma, Firenze, Milano, sono aperte all'estero, in Germania, in Inghilterra, in Svizzera lavoriamo. Quindi un prodotto che parte da Quarrata e copre tutta l'Italia. Copre tutta l'Italia, abbastanza. Sì, e non soltanto la Toscana in bocca. No, questo si gioca in casa e quindi... E Luna, ci siamo già riempiti anche oggi, quindi grazie. Grazie anche ai cantuccini dei fratelli Lunardi. Grazie, sì. Ciao Riccardo, ciao, a presto. Grazie, ciao.